Voto contrario dei consiglieri uniti per la città in consiglio comunale ad Agrigento. Sicilia Futura, il sindaco non ha più la maggioranza. Gero Miccichè. Al Consiglio Comunale di Agrigento scricchiola la maggioranza consiliare a sostegno della Giunta. Infatti i consiglieri del gruppo Uniti per la Città, Marco Vullo, Salvatore Picone, Angelo Vaccarello e Gerlando Gibilaro, hanno votato contro il piano triennale delle opere pubbliche e il piano per le alienazioni degli immobili comunali. E Vullo, Picone, Vaccarello e Gibilaro spiegano perché e affermano: per quanto riguarda la vendita delle aree verdi di pertinenza degli immobili di edilizia cooperativa, il cui prezzo stabilito dal Comune di 30 euro a metro quadro, abbiamo proposto di ridurre il costo di vendita e soprattutto di consentire la rateizzazione del pagamento ai proprietari degli immobili, al fine di permettere agli stessi proprietari di acquisire l'area di loro pertinenza, pagando un prezzo più equo al comune, in considerazione anche del grave momento di crisi finanziaria che coinvolge le famiglie agrigentine. Vi sono inoltre delle difficoltà esternate dai revisori dei conti del comune di poter incamerare nel bilancio 2016 le somme previste dalle relative vendite degli immobili e manca un'attuale valutazione del valore di mercato aggiornato al 2016. E a fronte del no dei consiglieri di Uniti per la Città in quota alla maggioranza, la capogruppo di Sicilia Futura Nuccia Palermo, a seguito di quanto emerso nel corso dell'ultima seduta consiliare, coglie la palla al balzo e sottolinea che i consiglieri comunali a sostegno della maggioranza del sindaco Filetto non sono più 21 e quindi il 62%, come secondo il dato elettorale del 2015, ma tra i 14 e i 15 consiglieri. E la stessa Nuccia Palermo commenta: questo fatto politicamente rilevante non può che dimostrare che la politica solitaria dell'uomo solo al comando non premia, anzi punisce con la perdita di pezzi della propria maggioranza. Ciò sentenzia la non autosufficienza di Filetto e della sua giunta, segnando forse un punto di svolta importante del governo locale. E la prova del 9 sarà il prossimo 21 dicembre con il voto in aula sul bilancio di previsione 2016. Sicuramente è il contrario. Noi chiederemo